Siamo con Pasquale Viscido del Faiano. Oggi la tua doppietta ti ha permesso di acciuffare un pareggio voluto fortemente dalla vostra squadra, che comunque in campo ha dato una grande prestazione. Naturalmente abbiamo giocato bene nel primo tempo, qualche occasione sprecata soprattutto da parte nostra, poi nel secondo tempo loro hanno iniziato a giocare meglio, hanno sfruttato quelle palle gol, poche palle gol che hanno avuto, un po' di fortuna. Da difensore che ho giocato sono andato avanti, grazie a questo mi ha messo avanti, una scelta tattica secondo me azzeccata, e è venuto quello che è venuto. Secondo te questo pareggio forse non serve a nessuna delle due? Il Baia oggi ha vinto, per il proseguo della stagione come vedi il campionato, anche se voi avete tre incontri tutti e tre diciamo abbordabili? Sicuramente non siamo una delle migliori candidate a questo punto, anche se noi dobbiamo lottare sempre fino alla fine, penseremo partita per partita e quello che sarà sarà. Sicuramente il pareggio oggi secondo me era quantomeno meritato, se non qualcosa in più. Le squadre hanno giocato tutte e due, posso dire che tutto sommato è stata una bella gara. Ecco, tu sicuramente sei stato fra i migliori in campo, però te la senti di fare un elogio a qualche altro componente della tua squadra? Sicuramente io partirei dai giocatori che hanno giocato fuori ruolo, come il nostro capitano, e voglio dare un grazie alla squadra che ha giocato col cuore e anche i numerosi assenti che diciamo sono stati protagonisti fuori dal campo e non ci hanno potuto dare una mano, ma il loro cuore è stato sempre con me. Ok, grazie, in bocca al lupo.